Welcome to the Fireflies. Sorry about that. They didn't know who you were. And Ellie? She's all right. They brought her back. You came all this way. How'd you do it? It was her. She fought like hell to get here. Maybe it was meant to be. I lost most of my crew crossing the country. I pretty much lost everything. And then you show up, and somehow we find you just in time to save her. Maybe it was meant to be. Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care of her. I worry. Just let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. The hell you mean, surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where... Stop. I get it. But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through. I knew her since she was born. I promised your mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me. Or even her. There is no other choice here. Yourself that bullshit. March him out of here. He tries anything, shoot him. Don't waste this gift, Joe. Get up. I said get up. I said move. Give me an excuse. Which way? What the fuck are you doing? Keep walking. I said keep walking! Where was the operating room? I ain't got time for this. Where? Top floor, the far end. Gunshot! Circle four! The smuggler, he's in here! Amici e amiche di Marco For Press, benvenuti o bentornati. What? He's dead. We got a man down. The smugglers escaped. Locate the target and eliminate it. Search the other floor. Yes, sir. Search the floor. Find that smuggler and shoot him on sight. Sembra proprio che avessero già in mente. Di applicare i rapporti tra i nemici.
con i limiti della PlayStation 3, perché io ricordo che The Last of Us è un gioco PlayStation 3, anche se noi giochiamo la remaster. Uscita un anno solo dopo. Sarò lì. Ho sbagliato anche altro. Ok. Allora vediamo un po' che armi portarci dietro. Ok, carichiamo tutto. Molto bene. Oh, wow. Sarebbe potuto andare meglio, non lo nego. Ethan, tu c'hai le munizioni di prima, vero? Ok, vediamo se riusciamo a essere sneaky sneaky. God damn it. Where are you? Check out this here. Non vi preoccupate. Check those rooms. Le trovo io. Non dovete trovarmi voi. Grazie, Ethan. Ovviamente noi eliminiamo tutti sempre. Per poter poi razziare. Grazie. La mappa. Azzardiamo queste corse. È vero anche che magari riusciamo a razziare la mappa semplicemente muovendoci in sneaky sneaky. Ok. Lo so che mi possono vedere. Uff, è bellissimo il suono. Che ti avvisa che puoi essere visto, che sei esposto. Oh, troppi ce ne sono di là. Speravo di meno. Ok. Va bene. Potremmo uscire e sparare all'impazzata, fare una strage. Ma preferisco di no. Ma invece sì. E invece lo faremo. Cazzo! Va bene, avrei preferito non farlo, ma ci sta. Succede. No. Solo 70. Au. No. No. Oh! Questa è un'arma che non conoscevo. Sbaglio? Oh! Sì, vabbè.
Ehi, ma non mai, perché non... Ah. Ok. Recuperiamo un po' di munizioni. Ah, no, c'è un altro nostro amico. Oh, quanti cazzo siete? No, no, no. Ma... Volevo cambiare arma, non volevo scavalcare, santa polenta. Adesso vatti a ricordare soprattutto 70, penso di sì. A che punto sono adesso? Qualcuno c'è. Non ho più l'arma. Così è. Ma che cazzarola! Ma vuoi morire? Quanti cazzarolina me ne fatti sprecare? Sento delle voci? Santa polenta! Quanti siete? Ah, non ho preso il... Munizioni. Datemi delle munizioni. Quanti cazzo. Oh, eccolo. Sì. Ma santo! Lo so che pagherò. Ma qua siete tanti, eh? Dopo tutto. La luce di merda. Ok. Bene. Esploriamo un po'. Per vedere se troviamo qualcosa. Molto bene. Siamo in formissima con
le risorse con le munizioni. Non importa. Procediamo. C'è nessun altro? Avrei dovuto farlo subito. Ok. Ah, cazzo! Ok. Saliamo le scale. Riciclatore. April 28. Marlene was right. The girl's infection is like nothing I've ever seen. The cause of her immunity is uncertain. As we've seen in all past cases, the antigenic titers of the patient's cordyceps remain high in both the serum and the cerebrospinal fluid. Blood cultures taken from the patient rapidly grow cordyceps and fungal media in the lab. However, white blood cell lines, including percentages and absolute counts, are completely normal. There is no elevation of pro-inflammatory cytokines, and an MRI of the brain shows no evidence of fungal growth in the limbic regions, which would normally accompany the prodrome of aggression in infected patients. We must find a way to replicate this state under laboratory conditions. We're about to hit a milestone in human history equal to the discovery of penicillin. After years of wandering in circles, we're about to come home, make a difference, and bring the human race back into control of its own destiny. All of our sacrifices and the hundreds of men and women who've bled for this cause, or worse, will not be in vain. It's 5:30 p.m. on April 28th.
I just finished speaking with more like yelling at our head surgeon. Apparently, there's no way to extricate the parasite without eliminating the host. Fancy way of saying we gotta kill the fucking kid. And now they're asking for my go-ahead. The tests just keep getting harder and harder, don't they? I'm so tired. I'm exhausted. And I just want this to end. Cominciamo a sentire, insomma, la conclusione della storia. Non solo gli sforzi del chirurgo, ma anche quelli di Marlene. In cerca della luce, l'ultima piastrina. Siamo abbastanza attrezzati, vero? Nonché l'ultima porta da aprire con il coltello. Abbiamo lasciato qualcosa? Per terra, dico? No, no, una lattina. Prepariamoci. Ormai. Diario di Marlene. 15 marzo. Abbiamo finalmente oltrepassato il confine dello Utah. In un paio di giorni saremo di nuovo con gli altri. Oggi il morale del gruppo, che mi preoccupava sin dalla morte di Greg e Tania la settimana scorsa, è decisamente migliorato. È bello sentirli ridere ancora. Robin è venuta da me e mi ha detto: "Siamo al sicuro con te." Grazie, Marlene. Un piccolo gesto, ma ne avevo bisogno. 23 marzo. Ellie non ce l'ha fatta. Noi siamo all'ospedale. Ci sono stati parecchi festeggiamenti, almeno da parte degli altri. Immagino siano contenti di rivedere i loro vecchi amici. Erano più di 10 anni che non vedevamo alcuni di questi ragazzi. Dopo che mi hanno dato la notizia, non sono riuscito a mangiare. Non potevo parlare con nessuno. Dovrei essere contenta anche solo di essere viva. Ma ora come ora voglio solo chiudere gli occhi per un po'. 24 marzo. Mi guardano e io so cosa pensano. Che siamo solo un mucchio di incompetenti. Cosa dovevo fare? Pensavo che sarei morta. L'intero battaglione di Boston dava la caccia ai miei uomini. Dovevo portarla via dalla città. Come facevo a sapere che le scorte armate delle luci erano già morte? Porca puttana. Mi ha preso il panico. Alla fine mi sono ripresa decisamente in fretta e i miei uomini si sono rivelati più abili di quanto immaginassi. Alcuni sono sopravvissuti all'attacco dell'esercito. Avrei dovuto tenerla con me. Invece l'ho consegnata a un paio di contrabbandieri. Ti ho deluso, Anna. Ho deluso tutti noi. Sono davvero un incompetente. 25 aprile. Non sopporto di parlare con nessuno di loro. Non penso di poter sopportare i loro sguardi ancora a lungo. Non posso restare qui. 28 aprile. Uno dei nostri esploratori ha appena chiamato via radio. Ha visto un uomo e una ragazzina che entravano nel tunnel del capolinea dei bus. Crede che lei avesse i capelli rossi, ma non ne è sicuro. E se fosse lei? Smettila, Marlene. La squadra di ricognizione sta per uscire. Andrò con loro. 28 aprile. Se vi perdete nell'oscurità,
cercate le luci. È viva. Stanno facendo dei test su di lei proprio ora. Non capisco se sono eccitata, spaventata o solo nervosa. So solo che le mie mani tremano e non vogliono sapere di smettere. Allora, ragazzi. Questo chi? Ah. Pensavo mai essere visto. Sarà impegnativo questo tratto, non lo nego. Oh! Ho preso un colpo. Cazzo, no! Veniva a lasciarlo perdere. Beatrix, vai, sono arrivato, spostalo. Via. Tutti, per l'amore del cielo. Però non volevo. Perché ormai ci siamo. Era tutto lì, abbandonato. Trofeo d'argento. Hey Anna. It's been a while since we spoke. I just gave the okay to proceed with the surgery. Asking you is more of a formality. I need you to know that I've kept my promise all these years. Despite everything that I was in charge of, I looked after her. I would have done anything for her, and at times... Here's a chance to save us. All of us. This is what we were after. What you were after. They asked me to kill the smuggler. I'm not about to kill the one man in this facility that might understand the weight of this choice. Maybe he can forgive me. Lo scopriremo. Lo scopriremo. Se potremo perdonarla. Se sapremo perdonarla. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? I won't let you take her. This is our future. Don't come any closer. I mean it. No!
I got you. Come on. You can't save her. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. Look. You can still the right thing here. She won't feel anything. Still wearing off. What happened? I found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Allie. People that are immune, there's dozens, actually. Ain't done them a damn bit of good, neither. They've stopped looking for a cure. I'm taking us home. I'm sorry. Wait! Let me go! Please. You just come after her. La scena che abbiamo appena visto dell'uscita dall'ascensore in italiano non è reso allo stesso modo il doppiaggio ed è uno dei motivi per cui gioco in originale. Looks like we're walking. Quando Marlene dice a Joel che è quello che avrebbe voluto anche lei, should be a straight shot through here. All right. Vediamo chiaramente. It's actually kind of pretty, ain't it? Yeah. Joel guardare da un'altra parte chiaramente pensa, realizza che quello che ha detto Marlene probabilmente è vero. E in italiano non succede, ma in originale would have been good friends. I think you really would have liked her. I know she'd have liked you. I bet I would have. Marlene realizza
aperta, che Joel ha realizzato che quello che ha detto è vero. Lei dice: e lo sai anche tu. Lei lo capisce in quel momento. In quel momento. Mentre troviamo l'ultimo fumetto. E li leggeremo tutti a fine video. Ho deciso, ho cambiato idea in corso d'opera, ecco. Ho deciso che sarebbe stato meglio leggerli tutti in fila, come è stato voluto dal game designer. Quindi, a fine video, visto che quello era l'ultimo e ci ha donato il trofeo, non volevo spezzare la trama visto dove siamo arrivati, anche leggendone poi neanche tutti. E sta per arrivare la fine del video. Questa è Jackson, l'abbiamo già vista, la rivedremo in The Last of Us parte 2. Joel è grigio, è molto grigio. Buono, cattivo, li abbiamo impersonato noi per tutto il tempo della partita. Yeah, I got you. Di certo. Give me your hand. È vivo. E con questo. Right, come on. Ci sentiamo tra poco. Hey, wait. Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you, no matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Last of Us può chiaramente non piacere a tutti, non deve piacere a tutti, ma non riconoscerne il valore oggettivo nei suoi vari aspetti, gameplay, narrativa, secondo me è molto difficile che piaccia o meno il gioco, che piaccia o meno la storia. Lecito, sacrosanto, non riconoscerne oggettivamente l'innovazione che ha portato, la sensibilità, il salto in avanti,
è davvero superficiale. Comunque, ci godiamo la musica dei titoli di coda. A fine video leggeremo i fumetti. E poi, da domani, per due video, Left Behind. E poi si parte con The Last of Us Part 2.
Ed eccoci quindi qui, amici e amiche di Marco For Press, a leggere tutti i fumetti, non nell'ordine in cui li abbiamo trovati, ma nell'ordine narrativo, dal volume 1 fino all'ultimo. Si inizia con Termination Shock. La dottoressa Daniela Starr sogna lo spazio profondo. Nell'anno 2186 l'uomo ha conquistato il sistema solare, ma le catene della relatività speciale gli impediscono di andare oltre. Nel suo laboratorio di ricerca su Ganimede, Daniela è vicino a un punto di svolta che permetterà al genere umano di rispondere finalmente alla domanda: siamo soli? Numero 2. Particella messaggera. Il primo test del motore di balzo a punto zero di Daniela si rivela un successo, ma il contatto con il pilota collaudatore si interrompe immediatamente. 48 ore standard più tardi, il pilota ritorna, profondamente trasformato e portando con sé un messaggio che recita: noi siamo i viaggiatori. Vettore di forza. Riluttante a riconoscere le scoperte di Daniela, il consiglio è costretto ad accettare un'infausta realtà. Una serie di oggetti supermassicci sta apparendo e scomparendo nei vicini sistemi solari. Uno degli oggetti, in moto circolare, colpirà il sistema solare entro pochi giorni. Daniela viene imbarcata sulla Kobayashi, guidata dal capitano James Ryan, per eseguire un'analisi profonda di qualunque minaccia possa presentarsi. Incertezza. I trilioni di esseri umani sono diventati miliardi. La tecnologia dei viaggiatori ha eclissato le proiezioni più ottimistiche sul progresso umano nel corso dei prossimi 500 anni e la scarsa resistenza dell'umanità è crollata. Sopravvissuti a malapena allo schianto della Kobayashi, Daniela e il capitano Ryan affrontano la minaccia incombente sulla superficie di Titano. Elemento estraneo. La vittoria dei viaggiatori è stata assoluta, così come le condizioni di resa imposte all'umanità. La carne di ogni uomo, donna o bambino rimasto in vita è stata rivendicata come bottino di guerra. Per quanto tempo Daniela riuscirà ancora a sfuggire alla loro terribile morsa? Accrescimento. Daniela e il capitano Ryan sono stati gettati nell'arena, dove dovranno combattere fino alla morte sotto gli occhi affamati dei viaggiatori. Riuscirà Daniela a mettere da parte i suoi sentimenti per il capitano e combattere per la sua stessa sopravvivenza? Radicali liberi. Dopo la loro improbabile fuga dall'arena, Daniela e Ryan sono diventati due esseri umani più ricercati nel sistema solare. La loro notorietà ha attirato l'attenzione di un'organizzazione misteriosa chiamata Ultima Guardia. Seguendo alcuni scarsi e criptici indizi, il cammino verso l'ultima guardia li ha portati alla settima, piccola e deforme luna di Saturno, Iperione. Negentropia. Con la guida del capitano Ryan e l'esperienza ingegneristica di Daniela, le incursioni dell'ultima guardia sono diventate più audaci. In qualità di scienziata, Daniela potrà sopportare di usare il suo talento per fini distruttivi? Precipitato. È arrivato il momento del secondo test di Daniela sul volo a velocità superluminale. Questa volta il fine della missione non è l'esplorazione, ma l'infiltrazione. Questa volta Daniela farà parte dell'equipaggio. 8 tra gli uomini e le donne più capaci, pericolosi e senza remore, dell'ultima guardia, il loro carico esplosivo, una bomba di antimateria da 20 teratoni. La loro missione? Annientare il pianeta natale dei viaggiatori. Fase profonda. Finora, il dispositivo di transizione di fase di Daniela ha reso la von Neumann e il suo equipaggio invisibili alla rete di sensori dei viaggiatori. Ma mentre ogni balzo a punto zero li porta sempre più in profondità nel loro vasto impero interstellare, le speranze per il viaggio di ritorno diminuiscono costantemente. In 3 giorni hanno percorso un quarto del raggio galattico e in altri 2 si ritroveranno nel mondo dei viaggiatori, sempre che qualcosa non vada storto. Antiparticelle.
A causa di un errore di navigazione, la von Neumann si trova nella corona di una nana bianca. Il danno è esteso e la tensione è alta tra i membri dell'equipaggio. Il dispositivo di occultamento è distrutto e la nave è costretta a nascondersi in una nube molecolare vicina. Dopo il suo errore, l'equipaggio difficilmente si fiderà ancora di Daniela, ma non hanno molto tempo per decidere cosa fare. Il tempo, come l'ossigeno, sta finendo. Punto zero. Sono passati 15 giorni da quando i viaggiatori hanno rilevato la von Neumann non occultata. L'attacco ha ucciso la maggior parte dell'equipaggio e, cosa forse più importante, ha interrotto la catena di reazione nel motore a punto zero. A una velocità inferiore a quella della luce ci vorrebbero 6.000 anni per raggiungere il mondo dei viaggiatori. Sono vicini, ma non abbastanza. Sembra non esserci speranza per Daniela. Catalisi o catalisi. Di fronte al fallimento della loro missione, Daniela e James hanno scelto di fare il supremo sacrificio per l'umanità: guidare la nave e la bomba antimateria in una stella di neutroni. L'esplosione è stata il singolo evento astronomico più significativo dalla formazione della galassia e ha distrutto la flotta dei viaggiatori, il loro pianeta e innumerevoli altri mondi e sistemi solari. Ma sarà sufficiente il sacrificio di due dei più grandi eroi dell'umanità per spezzare la morsa di ferro dei viaggiatori? Singolarità. I viaggiatori sono stati fermati, per ora. Il coraggioso piano di Daniela e la sua apparentemente miracolosa fuga verso casa l'hanno resa una figura ispiratrice per l'ultima guardia. Il sacrificio del capitano Ryan ha fatto di lui un martire, un'illusione che Daniela non sfaterà. Ma per quanto riuscirà a mantenere segreto quello che è accaduto realmente? A voi le conclusioni. Ci vediamo nei prossimi due video con Left Behind, il DLC di The Last of Us. Ciao.